E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sto andando a giocare a Brookhaven su Roblox. E oggi ho avuto l'idea di creare una città per bambini, solo bambini. E quindi prima di tutto andrò a cambiare il cartello perché quello non so cosa c'è scritto. Perché non l'ho scritto io? Perché io sono Giulia 678989. Però Giulia trattino basso 678989. Ora vado a scrivere Baby City Brookhaven. Baby City. City. Brookhaven. Haven. Ok, mettiamolo in nero e no. Allora, no, no, blu, cioè non nero. Come faccio ora? Ah, ecco, bianco, dai. Ecco, Baby City Brookhaven. Ora andiamo a creare tutto. Io avevo intenzione di fare proprio la mia casa, cioè la casa per i bambini. E io ovviamente non posso entrare in una casa di bambini piccoli, quindi mi devo rimpicciolire. Cominciamo prendendo le cose nuove che hanno aggiunto. E io direi di incominciare con la casetta. La casetta, ok, mettiamone una qua. Ne mettiamo una girata. No, no, così troppo. Infatti non la voglio usare in strada, perché me lo dite? Non la voglio usare in strada? Tranquilli, non la voglio usare in strada. In strada no, niente strada. No, allora, cioè voglio creare una casetta soltanto per una persona. Allora, cioè non mi sono spiegata bene. Vorrei fare una casetta per una sola o due massimo bambini. Infatti andrò a fare questo. Andrò a cambiarlo così, no? No, non saprei. Vabbè, faccio così che è più largo. Poi dentro qua mi vado a mettere, anzi no, metto prima che è in vendita. Ecco, aspettate. Ecco, forzare. Appena fatto questo, andrò a fare la zona. Vorrei fare la zona mangiare. Intanto cambio così, ecco, così la vorrei. E ora andiamo a mettere le lucine attorno. Una, due. Allora ne metto soltanto una. No, oh. Calmiamoci, oh. Oh. Ok. Mettiamo soltanto da una parte e ora mettiamo secchielli per fare le sedie. Dove sono i secchielli? Vabbè, intanto mettiamo per terra il mangiare, cioè questo. Uno, due, ok. Uno, due, fatto. Ora questo e questo. Uno, due. E ora devo andare a mettere l'altro. Uno, due. Devo dire che è molto mangiare, c'è, eh? Ora andiamo a mettere questi due. Ok, andiamo a mettere questi, li mettiamo uno qua e uno qua,
No, ho sbagliato. Questo no. Ecco questo qua. E questo. Ecco così. Dopo aver fatto questo, poi andrò a fare questi qua. Abbiamo questo e mettiamo questo sposto su. Andiamo prima a mettere una pizza per tutti. Mamma mia! Aspetta, scusatemi. Vuol dire che non si può posare? No, no, ok. Si può posare. Ok, allora andremo direttamente. Dai! Ma tutta la mia opera d'arte! Ma, sti giovani di oggi, io veramente non riesco a capire. Cioè, 2 ore che lavoro in questa opera d'arte, alla fine va cancellata tutta. No, io veramente, ma sono arrabbiata con questi qua. No, io no, non riesco a capire come mai loro fanno così. Mi deludono. Delusa io. Veramente, cioè, raga. Delusa io. 3 anni di capolavoro. E tutti quei 3 anni sprecati per niente. Tre anni. Nemmeno uno, due. Tre. E allora rinunciamoci. Vabbè, direi di crearla qua. Incominciamo di nuovo. Facciamo qua. Non può essere per strada, dai, perché... Allora ci conviene andare in un'altra strada. Ah, grazie, meno male che almeno c'è l'autobus che... Allora, intanto mi metto grande. Così posso vedere meglio. Andiamo nell'altra parte. Per me è 70, per gli altri 55. Dai, vabbè, andiamo con questa qua. Anche se c'ho il premium, non mi interessa, vado con questa. Faccio prima. Passo di qua, faccio la scorciatoia. Andiamo di là. Facciamo di qua. Passiamo. Addio. Giriamo. Ok, giriamo di qua. Questa è una bellissima scorciatoia. Andiamo nella seconda traversa. Oh, oh! Che scrivi, oh? Cammina. Ciao, ciao. Bre, 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 bre. Seconda scorciatoia fatto. Ora io vado velocemente e occupo il posto della casa, così nessuno può creare. Ecco, allora io mi prendo il posto della casa. Ho fatto bene a metterlo, vero? Allora, ok, occupato la casa, quindi nessuno la potrà fare, ma l'ho soltanto messa io. Ora devo creare la vera casa, la casa per i bambini. Ok, allora andiamo a creare la casetta per un bambino o due bambini. Non lo so, boh. Ecco, mettiamo la tenda qua che collegala. Poi, non solo questo, forse direi di mettere questo. Vabbè, dai. Poi andiamo ad usare anche questo. In vendita, forse
No, deve essere forzale. Ok, poi andiamo a fare un parcheggio. Parcheggio lo facciamo qua. Tadan. Ok, no, anzi, decido di fare soltanto un parcheggio, dai. Ah, ok, almeno ho fatto un parcheggio per tre posti. Ok. Non è proprio il limite qua. Cioè. Questo. Ho fatto il parcheggio da due posti. E ora che l'ho fatto, niente di che. Aspettiamo che qualcuno venga a posteggiare la sua propria macchina. Beh, che dire, c'è un bel parcheggio. Poi, dopo tutto, un parcheggio così bello ci può stare, dai. Chissà da dove l'avrò preso questo parcheggio, mi è venuto in mente. Ok, no, sono uscita un po' troppo dai porti. No, il dritto deve essere ok. Perfetto, proviamo a parcheggiare la mia macchina. Elettroniche, diresti no. Questo sì. Però, vabbè, ormai. Proviamo a parcheggiare la mia macchina, cioè la bellissima Range Rover, la mia Range Rover, ovviamente bianca. Parcheggiamola qua, vediamo se è del parcheggio giusto. Beh, speriamo di sì, dai. Parcheggio giusto. Perché noi dobbiamo usare i garage quando abbiamo dei parcheggi stupendi, infatti. Devo dire che no, no, no. Allarghiamoli di tantissimo. Così. No, così nemmeno. Oh, ops. Allora, intanto mettiamo uno qua. Mettiamo. Ok, no, nemmeno così. Ok, vai, vabbè. Non importa. Così, dai, sì, dai, così. Devo dire che ci sta, dai, sì. Ci dovrebbe entrare, se non sbaglio. E ci deve anche avanzare. Sì, ci entra per il limite. Sì, dai, ci entra. Vabbè, ragazzi, che dire? Questo video non è stato molto interessante. Non penso che vi sia piaciuto, però lo stesso dovete mettere like per favore. E che dire? Avete saputo come creare un parcheggio? E nel video di domani farò i passaggi segreti.
Ciao ciao e ci vediamo in un prossimo video.